Buongiorno. Buongiorno avvocato. Buongiorno, bene. Non ce l'ha fatta stare lontano dalla sua Juventus? No, d'altra parte sono contento di essere venuto, che è una bella partita. È andato negli spogliatoi, atmosfera? Negli spogliatoi, ma non dico mai niente negli spogliatoi. E la partita del primo tempo come le sembrava? Il primo quarto d'ora è eccellente, poi si sono equivalse. Stando ai risultati del primo tempo, la Roma che perde, la Fiorentina che perde, è pro Juventus, mi sembra, questa giornata. Su questo non c'è dubbio, ma siamo solo a metà. Nella ripresa il Torino, Sornione, punisce la prima distrazione avversaria e lo spadino di Selvaggi a infilzare tacconi e rilanciare granata. Attenzione alla prodezza di Hernandez, che con un colpo di tacco mette a soqquadro la difesa bianconera. Un palo firmato da Boniek che prelude all'ingresso in campo di Vignola e al definitivo forfait di Dossena. La Juventus, licenziato qualsiasi cliché difensivo, preme con insistenza e perviene al pareggio. Al guizzo lungolinea di Rossi fa eco il guizzo volante di Platini. Lo stacco del francese mette fuori causa prima Danova e quindi Terraneo. La partita si risolve quando Platini dichiara guerra a Zico. La sua punizione scuote rete e classifica. La ripresa dal basso mette in evidenza un malinteso fra Terraneo e Galbiati sulla linea di porta. Un derby nel derby è offerto pittorescamente dalle panchine. A voi Trapattoni, grintoso come se fosse in campo. E a voi Bersellini, ironico dinanzi al verdetto contrario. Gloria per Platini, malocchio per Dossena. Le alterne sorti dei rispettivi primatori costituiscono una delle chiavi di lettura della stracittadina. Giovanni, hai vinto, non ti ho visto mai soffrire così in tanti anni che ti conosco. Credo che è una partita che può significare che lo scudetto e quindi è molto importante. Era un match ball. Beh, direi che a questo punto, se poi a Roma termina in questo, se come sta andando la gara, siamo sicuramente avvantaggiatissimi. L'uscita di Dossena? Beh, poteva avere anche compromesso, però credo che Dossena oggi l'abbiamo bloccato molto bene. Grazie, Gian. Michel, due gol, un grande Torino sul finale, è stato un gran secondo tempo. Ma abbiamo sofferto, le soliti derby agonistici, duri, bello spettacolo, purtroppo abbiamo vinto noi, però siamo contenti noi. Selvaggio, un gran gol ma non è servito. Ma quando si ha contro un Platini in queste condizioni, purtroppo penso che qualsiasi gol non valga.